Bella a tutti ragazzi, io sono Pietro e bentornati in un nuovo video. Ed oggi, come non si è notato, ma però ora vi farò sentire, siamo con un ospite speciale. Parla! Ciao a tutti, io sono Gala! Di Gala e Ciro in the World. Se volete iscrivetevi anche a quel canale. Ed oggi giocheremo a Brookhaven, una mappa molto amata da me, ma non molto amata da lui, da Gala. A me mi piace davvero molto questa mappa e vedremo se riuscirò a giocare bene a questa mappa. Ma però, prima di iniziare voglio dirvi di iscriversi al mio canale, attivare la campanellina e lasciare un bellissimo like a questo video. Non perdiamoci in chiacchiere ed iniziamo. Naturalmente se vi va iscrivetevi e lasciate like e attivate la campanellina anche nel canale di Gala. Non perdiamoci in chiacchiere ed iniziamo. Ok, vai, prego. Sto entrando. Questo video lo registrerò più volentieri. Mettiamo l'audio. E non fare come nel video prima. Che abbiamo registrato un secondo fa, che uscirà tipo domani. Ok. Forse. Perché devo vedere cosa si è salvato. Ok. Quindi, ragazzi, sentite un attimo l'audio. Ah no, ho tolto l'audio del desktop, devo mettere l'audio del desktop, aspettate. Aspettate raga che vi metto l'audio del desktop. Ok, così sentirete anche voi, lo mettiamo agli stessi decibel del microfono e via. Non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo. Vinci, ti aspetto lo spawn. Gala, chi è Vincenzo? Gala, ti aspetto lo spawn. Tu conosci un Vincenzo? No. Vabbè, lo dico. Vincenzo è il mio vero nome. Però la faccia ancora non me la faccio vedere. Ma dove sei? Mi raccomando, io vi dico. Ai 130 iscritti io mi farò vedere la faccia. 130. I tuoi non vorranno mai, naturalmente. Ci possiamo anche provare, dai. Me la farò vedere per una volta, perché non me la so mettere. Ok. Dai. Ragazzi, ora... Ok, sto entrando. Ok, ti vedo. Ora qui vedo... Sono dentro. Ragazzi, ora il bello... Vedo. Ciao. Allora, ragazzi, il bello ora verrà a guidare la macchina con le freccettine della tastiera a comprare la casa, insomma, a fare le azioni comuni che si fanno su Brookhaven. Quindi proviamoci. Vai, guido io. No, faccio io. Aspettate, fammi abbassare un po' il volume. Pietro, perché mi si è attivato? Raga, è difficilissimo. Madonna. Ok, vai. Guido io. No. Sali. Dai, sali. Sali nella mia macchina. Vabbè, ci prendiamo le case separate come al solito, dai. Vabbè, te vai in quel... No, io voglio essere vicino a te. Vabbè, io vado col... vado a prendere il drone. Mi raccomando, naturalmente devo mettere... Prima in una casa. Allora, non far capire dove si trovano i droni, quello è il nostro segreto. Ok? Sai, allora non lo conosco proprio. C'è un posto. Comunque raga, descriviamo un Brookhaven. Brookhaven è un poco di una città dove praticamente ci sono auto e c'è di tutto e di più. Vinci. Ci sono armi, sono di tutto e di più. E praticamente puoi creare delle famiglie. Ovviamente nel gioco, non nella vita reale. Nella vita reale penso che voi ce l'avete una famiglia, no? No. Ti immagini, Pietro, che clicchi così non si appare il bambino nella vita reale. No, non ti mai. Cancello Brookhaven, cancella tutto. Naturalmente ragazzi, noi scherziamo, Non scherziamo. Non succede, veramente, non abbiate paura.
No, perché poi mi vengono a contattare i vostri genitori che mi vengono a dire: oh, hai terrorizzato mio figlio, dedicagli un video, digli che sta roba non esiste veramente. C'è una che ha scritto che sei una 99, una novantenne, scimmie saltano sul letto, una cade a terra e si rompe il cervelletto. Ah, la battuta, via. Non sentivo una battuta del genere dall'uno mantino. E che casa ti sei fatto? La normalissima casetta con la mia normalissima macchina che tu conosci benissimo. Ma è difficilissimo. Aspetta, guarda davanti al garage. Ma è difficilissimo parcheggiarsi. Raga, ciao. Vi giuro che è difficilissimo allinearsi col garage. Amici, fallo cosa? Te. Cosa c'è, il nipote? Fallo te, perché è un pochino difficile allinearsi col garage, con la macchina, nel computer. Fallo tu. Ok. Io nel frattempo entro in casa. Vinci, ma la cosa più difficile sarà metterti rommate. No, non ti preoccupare. Ah, Vinci, comunque ora la despawno la macchina, io andrò in giro con il monopattino perché è troppo difficile stare con la macchina, quindi non ti preoccupare, l'ho despawnata. È perché sono bloccata. Aspetta, fatemi chiudere il garage perché sennò mi entra la gente. Dopo vi descrivo una per una le funzioni del gioco, vieni in casa. Dietro, prova a mettermi rommate, provaci. Ok. Non dovrebbe essere così difficile se ti stai fermo. Basta clicchi. Ok, aspetta, mi sono allineato. Ti sto cliccando col ma. Ok, sono riuscito ad aprire rommate. Ok, ti ho messo rommate. Sì, guarda. Ok, però non fare così perché sennò fai saltare la corrente e poi rende un pochino difficile. Io vado a vedere se c'è un suolo. Ok. Vinci, potresti spegnere tele luci. C'è un suolo. Corri con l'occhietto. Potresti spegnere le luci di sotto? No, so prendermi la mia casa. E allora possono rimanere accese le luci di sotto. Ma Vinci, è difficilissimo. È difficilissimo giocare a Brookhaven nel computer. Chiudo la porta a chiave. Te l'ho detto. Ecco loro la casa. E via, buonanotte. Mamma, sto registrando, quindi parla in italiano. Anzi, non parlo proprio. Ma comunque Vinci. Gala, chi è Vinci? La faccio alle 5, ma aspetta, l'ora di ieri. Cioè, Vinci, sono io. Devi chiamarmi col mio nickname. Ok. Vinci, ma ah, Gala! Comunque è difficilissimo giocare a Brookhaven nel computer. Ti credo, dai, vengo a spegnerti la luce. Penso che, ragazzi, nei prossimi giorni, se volete che io porti Brookhaven, devo forse registrare col telefono perché con il computer è troppo difficile fare. C'è delle azioni. Un attimo, mettendo il pigiama. Ok. Cioè, ma che te lo metti a fare il pigiama che ormai è giorno? Dormiamo più alle 10. Ragazzi, vi faccio vedere che nel gioco ci sono anche le telecamere. E vi assicuro che non è il motivo per in cui io mi prendo sempre la no, non è mica per... Perché ti sei messo a dormire in casa mia? Vabbè, nel frattempo Vinci, fai una descrizione. Ho visto che alcune persone ci sono rimaste male, che non poterò più video rimanere per il momento. Ma non vi preoccupate,
Le riporterò, ovviamente. Allora, Gala, puoi descrivere un po' più accuratamente le funzioni del gioco? Perché tanto se no ci annoiamo. Le funzioni, le funzionalità del gioco. Ok, praticamente il gioco funziona così. Ci sono... ti devi prendere delle carte, però rischi di diventare povero. Io però su questo gioco ho una malattia, ho la malattia del vampiro. Quindi se qualcuno mi fa arrabbiare su Brookhaven, io divento un vampiro. Quello che succede lascio a voi immaginare. Faccio delle cose che succedono da vampiri. Dopo vi faccio vedere, però poi io posso decidere quando annullarlo. Però solo quando mi fai vabbè. Vai Pietro. Un attimo, prendo il telefono in mano. Aiuto. E tu che... Beato te, no, che devi... Fammi arrabbiare. Beato, guarda, fammi arrabbiare. No, grazie. Non ti faccio arrabbiare. No, voglio far vedere la mia trasformazione, muoviti. Ok, ti faccio arrabbiare in questo modo. Poi spannami, mi sto trasformando. Ok. Ragazzi, vi assicuro che non fate una bella fine con Gala su Brookhaven. Un attimo, mi sto trasformando. Vinci, mi raccomando, dopo non mi abbandonare durante l'editing, No. Ok. Poi la cosa che fa arrabbiare di molto a Gala... Sto trasformando. La cosa che fa arrabbiare ancora un sacco di più a Gala è quando lui si compra la casa, va a fare qualcosa nelle case degli altri, gli altri lo bannano e deve vedere quella barriera quella fottina di barriera. Quella cosa a Gala lo fa arrabbiare proprio da rignare. 100%. Ok. Vinci, comunque dai, muoviti perché devo uscire nel gioco. Eccomi. Sono diventato un vampiro. Forza, esci. Vinci, ma... Ok, sono già fuori io. Ma dopo, ti dispiace se io ti copio il nome del titolo della tua... Eccolo lì! No! Sì, mi dispiace tanto. Ok, allora te lo copio, dai. Non rompere. Non... Vinci, io vado a fare un giro in città. Arrivederci, vado a fare un giro. Allora ragazzi, sì, vi farò vedere tutto il quartiere tranne la zona dove si trovano i droni. Allora, qui c'è l'ospedale, che se ti fai male o gara ti morde. Ora vi faccio un mini tour dell'ospedale. Vedete che qui c'è l'entrata in ospedale, ci sono le stanze. Ah, poi un'altra cosa che vi abbiamo raccontato è che si può prendere il lavoro, ci sono un sacco di lavori. Qui c'è la sala operatoria, poi la sala per i raggi X, eccetera, eccetera. Ora non rompere, brutta! Poi, qui c'è il cimitero di Brookhaven, lì c'è la scuola. Io c'è questa qua, non ha paura di me, ti giuro, che la mando in carriola. Tua sorella è in carriola. Inizio a scrivere cose brutte. Ok, Vinci, guarda... Vinci.
Ragazzi, guardate qui, vi faccio il mini tour del quartiere, però raga, naturalmente non mi fermerò in ogni negozio perché qui ci dovrei fare un video dal telefono per farvi il tour. Vedete? Ecco, c'è la piscinetta. Qui la banca! Quindi posso fare un tutorial su come aprire una banca? No. Okay, lo faccio. Allora ragazzi, sono finito il giorno. Allora, andate su Broken, cercate la banca. Entrate in banca. Vedete che all'entrata qui c'è una card. Questa card vi servirà per aprire la porta di sopra. Una volta che avete preso la card, salite le scale. Di sopra ci sarà una stanza. Aprite la stanza, non buttate mai la keycard, se no rimanete qua dentro. Quindi togliete la keycard e andate nello zaino. Prendete le bombe. Gara? Le mine! Sì, le mine. Le mine di prossimità al suolo. Ma dove diavolo sono le mine? Eccole qui. Prendete. Io sto poltrone. Prendete queste qui. Poi fate sulla X. Prendete le bombe. Così. Piazzatele a terra. Poi premete qui il pulsante. Entrate qua dentro. Attenti alla pula, ovviamente. Non ti arrampicare nella cassaforte. Levate le bombe. Prendetevi i soldi. Poi prendete la keycard che avete utilizzato per entrare. Fate così. Uscite, quindi. No, io sto sparando a casa tua dall'alto. Grazie. Appena torno a casa ti sistemo. Dai, sono sopra la banca. Ok. Vinci, mi raccomando, non far capire dove si trovano i droni. Noi sappiamo dove si trovano. Si trovano lì. In montagna. Dai! Ma che fa? Dai! Censurerò! Si sentirà! Si trovano in pii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 
questa parte. Ci sono un sacco di suoli liberi su questa montagnetta qui. Vieni qui e scegliete una casa. Ma io ho già una casa. Beh, in questo caso io me la cambio. Ti sto guardando, guarda in alto. Non si può guardare in alto dal computer. Sì? Basta che guardi i tuoi piedi. Io ho paura che con qualche tasto stacco la registrazione. Sto saltando, con lo spazio si salta, con le frecciate si va avanti. Vinci, è crashato. Ah no. Allora, vediamo un attimo se non fare il timer. Stai guardando le palle? Ok, non c'è più il timer. Ah ragazzi, un'altra cosa, non potete... No! Non potete avere due case, perché se vi prendete due case vi despawna l'altra. Ciao! Ciao! Questo è il mio tipo di casa preferito. Aspetta. No, non andare nel mio giardino perché non ho sotterrato una. Ragazzi, volete vedere di nuovo Vincenzo in versione vampiro? Ok. No. Ecco qui. Così. Sì, meglio non farlo, forza. Fai vedere i tuoi iscritti la mia modalità vampiro. Fagli vedere anche la mia trasformazione. Vai. Ragazzi, naturalmente Gara non stava piangendo, eh. Era solo uno dei suoni. Così. Se no ti dicono hai fatto. Chiedo senti tu da casa. Ok. No, vai a guardare davanti a me. Davanti a me. Ma che dio. Io ho tolto le mani dalla tastiera, il personaggio mi sa che è un po' suicida.
Nel frattempo lo sbagliamo, così annulliamo la trasformazione. Anzi, lo mettiamo rommate. E lo sbagliamo. Ecco qui. E ora lui è felice, quindi la trasformazione arriva. Vinci, fra un po' terminiamo il video comunque. Ultima fase, vai. Dai, vieni tu in casa. Ragazzi, vedete che qui la casa sull'albero è bellissima. Infatti ve la consiglio se vi prendete. E no, vieni a vedere. Perché è cambiata la schermata delle mie ali. Aspetta, Pipi. Sto chiudendo la porta di scendi. Alessia, chiudi la porta di casa. Ok, chiudo la porta. Guarda, di casa. Congelate, ora si scongelano. Guarda. Ciao. Vince, allora, io vorrei far. Vorrei prendere il drone per far vedere gli iscritti, ma non mi dai il permesso di prenderlo? Eccomi qua! Vince, mi dai il permesso di prendere il drone? Sì, vieni, seguimi. Ok, Vince, aspetta. Ragazzi, metto un attimo la registrazione in pausa e ci sentiamo fra poco. Ciao! Ok, Vince. Pietro, io voglio vedere quando volo col drone da vampiro. Allora, non ragazzi, ti preoccupare, non vado. Vinci, parlare in italiano perché c'è il rischio che forse la registrazione non sia stoppata. Di qua. Ma perché devo parlare bene? Io parlo bene. Vieni, è qui, allora, ragazzi, è qui, è qui. Aspettate una cosa. Per non farvi vedere faremo così. Ok, ho tolto lo schermo, così non vedrete dove si trovano i droni. Dai, vai di qua. Così non vedete dove si trovano i droni. Ma perché? Voglio tenere questa cosa privata. È tutto. Mi è qualcosa di tutto, sono solo dei droni. Ma dove stiamo andando? Non si trovano qui i droni. È la strada più veloce. Ah, eccola qui. Naturalmente ho tolto lo schermo, quindi loro non stanno vedendo dove stiamo andando. Ma faglielo vedere, fammi il piacere. No, non te lo faccio sto piacere. E guarda, se dici dove si trovano i droni. Ti giuro che non registro più con te. Appena arriviamo in cima. Tolgo, muto, ok, ok. Forza, dai, appena sali su puoi rimettere la registrazione. Sali, se no ti morto. Ma non capisco. Allora, è un po' difficile salire col computer qua sopra. Dicevo, mi sa che sul computer non ci sono. No, a me è caduto. Ma mi sa che non ci sono i droni nel computer. Eccolo qui. Ok, togliamo il monopattino. Sediamo sul drone. Ok, ragazzi, vi rimetto lo schermo ora. Quanto è figo! Ok, ragazzi, rieccovi lo schermo. Pietro, vieni indietro e guardami. Ok, Vinci, vieni tu di qua perché non voglio far capire dove si trovano. Guardami! Non fichissimo da vampiro! Tanto loro non hanno visto la strada che abbiamo fatto, quindi non sanno dove si trovano i droni forse. Guarda, qua c'è tutta la città. Vedo casa mia! E quella là è l'azzurra! Ci vogliamo buttare dove c'è la H dell'ospedale? Pietro, puoi mettere l'emoticon! Guarda, sono seduto, metto urt! Muore in volo. Puoi ballare! Balla sul drone, vai! No, puoi perdere il controllo, vai in stallo e prescindere. Ragazzi, no, non so se si vede, ma i droni hanno un tempo limitato, perché ora è così, ma all'improvviso il drone inizierà ad andare giù.
comunque noi non abbiamo preso. Sì, è vero, e c'è da abbassarsi. Ragazzi, naturalmente voi non sapete dove si trovano i droni, quindi... E io comunque ti sto fucilando. Ah, quanto è bello passare sui tetti delle persone, tanto loro non ti possono bannare, quanto è bello! Infatti. Oh, questo qua può essere un modo per non farmi bannare a te. Ma tanto il drone non lo puoi prendere dall'inventario. Peccato, lo dovrebbero aggiungere. Ok ragazzi, vedete che il drone è bassissimo. Ora devo vedere se riesco a tornare bene a casa con sta quota. Mi sa che è quella casa mia. Eh sì, è quella. Mi tengo arrotondato qui. Ok, ecco qui. Mamma mia, Vinci! Ho preso un... casa tua. Vinci, buttati. Ho preso un volo da sopra casa mia. Dai, Vinci. Il problema è che sto cliccando il tasto per togliermi il vampiro e non me lo fa. Allora, vabbè, non fa niente. Comunque, per finale, io direi che facciamo il barbecue e poi concludiamo il video, dai. A casa mia. No, a casa mia. A casa mia non l'abbiamo mai fatto. Ma dove mi sto andando a ficcare? Qui dietro. Dai, sto qui. Dai, qui è casa mia. Vieni. Aprimi la porta. Là, ti serve la porta, vero? Perché io non so cuocere il barbecue. Ah, aprimi la porta del giardino. Ragazzi, mai adottare un gala su Brookhaven. Aiuto! Ok ragazzi, aiuto! Prendimi in braccio! Ok. Non sparare che poi ti banno e poi diventi un vampiro e poi mi uccidi. Dai, mi hai messo armato, ok. Ok ragazzi, attendiamo. Ora guardiamo come si fa il barbecue, perché lo voglio fare anch'io il barbecue, vorrei capire come diamine si fa. Ok. Basta mettersi qua sopra e si cuoceranno più in fretta. Attenti a non scottarvi naturalmente lì sopra. Perché puoi diventare anche rosso. Mi raccomando, non voglio correre all'ospedale con il codice rosso, eh. Oppure col Covid. Dai, scherzo. Dai, qui. Perché non si può? Mi raccomando, non passare. Ah, perché deve essere a 1000. Ragazzi, per chi non lo sapesse, Mia è il mio cane. Guardiamo qua se sto ancora registrando. Come? Ah, raga, devo dire una cosa molto triste. Il mio pesce Wally è morto. Sì ragazzi, non si sa come è morto, ma Gala all'improvviso è andato nella sua cucina. Vinci! Sta andando a fuoco! Attento che prendi fuoco pure te qui. Ah, aiuto! Aiuto! Zitto! Vinci, l'estintore! Acqua, l'estintore, non urlare. Allora Vinci, devi spegnere la piastra. Lo sto spegnendo, te spegni me. Ok, spegni la piastra. Se non spegni la piastra non si spegne mai. Ok, il barbecue è andato a male. Spegni sta piastra. L'hai già spenta. È ancora verde. No, non ti preoccupare. No, dai, voglio fare il barbecue. Sta riprendendo fuoco. Spegniti.
Allora, spegnimi, se non spegni, che divento rosso. Se non spegni la piastra, io ti banno e ti faccio diventare io rosso. Diventa il culo. Spegni la piastra. Non dire le parolacce. Spegni sta cosa. Ok. Il barbecue è andato male. Si è cotto almeno. Si è mangiato tutto Gala. Ok ragazzi, ora andiamo nel letto e concludiamo il video qui. Naturalmente poi Gala mi fa tutto. Io finisco le ultime cose qua al barbecue, lo spengo del tutto, te vai su a prepararti. Gala, allora mi raccomando, ora devi fare tutto il tuo coso, cercatemi su Brawl con il tuo ID, però quando stiamo per terminare il video. Ok, vai su, Anna. Ragazzi, scusatemi se non c'è stata la webcam, ma è che negli ultimi giorni sto diventando un pochino bruttino. Okay. Cioè, figuratevi, non mi sto facendo vedere nemmeno da Gala. Pietro, dai, scendi un attimo, ti devo far vedere una cosa. Dici, o salgo o scendo. Vai, vieni in giardino. Ti devo far vedere una cosa fighissima. Allora, io sto guardando i valori. Dietro al barbecue. Sto spento. Bene. Così spento. Ma Pietro, il fuoco è spento! Muto. Allora, Vinci, se quel coso sotto non diventa rosso, non si spegne mai il barbecue. Ok. Leva le cose dalla piastra. Magno io. Quindi le levo io. Magno. E basta. Magno io. Tu non toccherai più un barbecue in vita tua. Levati. Ah, mangio io. Non mi fa mangiare, sono pieno. Fammi levare ste stinte. Ma se le fai? Scusa, sto. Vinci, ti banno se non la fini. Aspetta, c'è uno da bannare. Oh, quanto è bello. Vinci, e se questo era un fan? Stronzo. Vinci! Dai, concludiamo qui il video, allineati con me. E leva le armi! Vinci, o levi le armi e ti banno pure a te. Aspetta, un po' di retro. Vai! Aspetta! Vai down! Ragazzi, fatemi togliere un attimo. Ma come fa questo entrare in casa mia? Aspettate, raga. Come cazzo fai ad entrare in casa mia? Intanto mi mangio un waffle. Sono Bat78, vabbè. Dai. Bannalo. Ok, dai, Vinci, concludiamo il video. Mamma, sono il video, che figure mi fai fare? Vai. Devi fare il tuo la tua roba, devi fare quello. L'ha fatto dopo che tu l'hai fatto la tua outro. Cosa hai detto? È muta. Mamma, zitto. Fai. Allora, ragazzi, questo è un evento che dura fino a domani. Domani potrete avere l'occasione di partecipare ad un mio video, che è l'ultimo giorno domani. Però poi, no, poi ci sarà la prossima estate. Ogni estate ci sarà questo evento, dove voi potrete fare un video insieme a me. Lasciamo perdere quello là dietro. Sotto questo video scrivete il vostro IP di Brawl Stars. Io lo vado a mettere e aprite una notifica degli amici, dove potrete fare un video insieme a me. Quindi
voi non abbiate paura di non siate vergognosi e che questo evento è fino a domani. Spero che potete guardare questo video oggi, così domani voi Vinci. Potete partecipare Vinci. A un video. Allora. Già uno dei miei l'ha fatto. Allora Vinci, poi Vinci, una mi senti? Allora, questo video in Premiere io lo programmo per domani, quindi devi allungare un altro domani. No, perché io domenica non ci sono perché è un grande giorno, perché è il mio compleanno. E poi ragazzi, dico io sta cosa. Sul canale di Galle Cinente World non vedrete più molti video perché lui inizia la scuola. E anche a me presto il 24 non vedrete più molti video come sto facendo adesso. Infatti, come vedete, sto già caricando. Sarà i video usciranno una volta a settimana, cioè il sabato sera. Vinci, vuoi sapere il mio piano per quando non inizia la scuola? Mi registro tutti i video il sabato, quindi tutti quelli della settimana, e li metto in Premiere 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, così i fan non rimangono mai a secco di video. Quindi Vinci, posso fare la mia outro ora? Sì. Ok, e niente ragazzi, il video di oggi si conclude qua, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate like a questo video, e da me e Gala e Ciro in The World, out! Saluta! Ciao!